Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo farvi vedere un attimino il mio orto invernale. Siamo a fine agosto, forse un po' in ritardo, dovevo farlo prima ma non ci sono riuscito. Qui ho ricavato una zona, ho fresato, vicino all'orto estivo, dove adesso tirerò le manichette dell'acqua e metterò parte dell'orto invernale. Sono circa 20 metri quadri. Qui adesso tolgo il mais, ormai è arrivato a fine vita, tolgo le pannocchie, quelle che sono rimaste, do una pulita, riutilizzerò, tolgo l'erbaccio ovviamente, riutilizzerò gli stessi fori, le stesse manichette e qui metterò un'altra trentina di piante. Qui invece avevo fresato un paio di settimane fa, adesso devo livellare con un rastrello. Qui abbiamo una settantina di metri quadri buoni per l'orto invernale, forse un po' troppo onestamente. Adesso vediamo cosa utilizzare, se utilizzarlo o magari soltanto una parte, e vediamo anche se riesco a portarci l'acqua qui, perché non è molto agevole. Qui avevo ricavato una zona, ho tolto le erbacce, ma la tengo così inerbita per l'anno prossimo. L'anno prossimo qui mi sposterò con le reti, unirò le due reti, questa e quella, farò un orto unico e qui probabilmente metterò i pomodori, perché non è mai stata coltivata, quindi il terreno si sta riposando, e farò riposare la parte dei pomodori. È giusto fare anche la rotazione ogni tanto, perché sennò poi il terreno si impoverisce. Ho steso i tubi, non vi ho fatto vedere l'operazione perché tanto è sempre la stessa. Ora sto facendo la prova idraulica, mi avvicino, vi faccio vedere. Funziona tutto, ho steso 2, 4, 6, 8 tubi, più ne ho qui dove avevo il mais, adesso finisco di pulire con la scopa, ma ho liberato, qui ho ancora 1, 2, 3, 4, 5 file, devo fare il conteggio delle piante, comunque non sono poche. Adesso dovrò livellare con rastrello, poi metto le piantine e poi metto della paglia come pacciamatura. Mi fermo un attimo perché comincio a sentire la stanchezza, ci sentiamo magari domani mattina. Bene, ho ripreso il lavoro, ho iniziato già a trapiantare le piantine, quelle che vi ho fatto vedere l'altra volta. Come al solito metto al fondo della buchetta un po' di stallatico pellettato. Bene, adesso vi mostro l'operazione del trapianto. Dan! Ciao, bello! È arrivato Dan, non mi lascia mai da solo. Copro un attimino per non toccare le radici, prendiamo una piantina, guardate che belle che sono queste, la prendo col panetto di terra intero, così lei non soffre per niente. Sì, Dan, sì. Qui per combattere la cavolaia, che tanto arriverà nel giro di poche settimane, darò subito un estratto di macerato di pomodoro. Dopo vado a prendere un po' di piantine, un po' di femminelle e le metto a macerare. Poi vi lascio il link del video e quello è eccezionale. Dan, stai fermo. Quello è eccezionale per la cavolaia, l'avevo già provato qualche anno fa. Bene, vado avanti così. Queste sono le piantine che ho trapiantato forse 3 settimane fa, adesso non ricordo esattamente la data, dalla prima semina. Si sono riprese ovviamente quasi tutte e
hanno continuato a crescere, ne ho messe 2-3 per vaso in questo vaso rotondo e sono diventate molto belle, guardate, sono alte un palmo praticamente. Ok, vado avanti e poi vediamo la fase di irrigazione e pacciamatura. Ho deciso, dal momento che non sono bellissime le mie piante perché hanno sofferto un po' di attacchi di animali, di dare loro il tanino di castagno, questo qua, l'avete già visto nel video dove provavo i 3 prodotti BioKey. Ne ho ancora molto, va messo un grammo per ogni metro quadro. Io adesso vado a spanne, lì saranno 15-20 metri quadri, metterò 10 grammi, ho già misurato mezzo tappino e 10 grammi, quindi metterò un tappino intero, però siccome in affiatoio sono da 6 litri, lo diluisco diversamente, quindi metto un quarto di tappino, dovrò fare più piante. Il tanino di castagno è indicato anche per essere somministrato per via radicale, in quanto è un corroborante. Non faccio la fertilizzazione che avete visto l'altra volta perché ancora non ho il campo completo, ho soltanto mezzo orto pronto, quindi sprecherei il prodotto, mi dispiace. Vi porto con me, vi faccio vedere l'irrorazione, circa mezzo litro a pianta. Ho acceso già l'impianto a goccia prima perché mi veniva più comodo fare le buche con la terra un po' bagnata e quindi ne ho approfittato, le piante che avevo già messo sono state bagnate. Ora rimarranno un po' mogie queste piantine per un paio di giorni, domani dovrò dargli di nuovo l'acqua, probabilmente qualcuna non ce la farà, le più deboli che vedremo dopo. Ecco, come vi dicevo, qui abbiamo i cavoli che sono un po' più brutti perché ho avuto un attacco di animaletti e così via. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto fino adesso. Ecco, questi sono i cavoli un po' più brutti, ce ne sono alcuni che probabilmente non si riprenderanno dal trapianto come questo, e vabbè, non importa, adesso poi eventualmente e li andrò a acquistare, le piante che mi mancano le acquisterò. Ho terminato il trapianto dei cavoli, una parte perché ancora molti sono da trapiantare qui. Ho utilizzato, come vi dicevo, una parte della pacciamatura, anche se non si dovrebbe perché era già sfruttato come terreno, avrei dovuto farlo riposare, ma vabbè. Qui ho messo i finocchi, adesso dovrò ombreggiare per i primi 10 giorni, lì ho messo ancora un po' di cavolfiori. Ora qui avevo questi pomodori che hanno sofferto molto, poverini. Tolgo tutto, siccome avevo 3 manichette dell'acqua, va proprio a fagiolo, tolgo tutto, sposto le manichette, passo la motozappa, pulisco, in più ne approfitto per tirare via tutte le piante di pomodoro e cominciare a fare il macerato di pomodoro perché, come vedete, qualche farfallina c'è già e questa è la mamma della cavolaia, o neanche a metterle a terra e già che c'è la farfallina, incredibile. Quindi il macerato di pomodoro va messo praticamente subito. Ho terminato di stendere la paglia, qui c'è andata circa una balla di paglia intera, indicativamente ha un costo che va dai 3 ai 5 euro, così facciamo una botta di conti, i conti della serva. Qui c'è andata un'altra balla di paglia, fino laggiù, però non ho terminato ancora questa parte qui, comunque devo mettere le piantine, quindi andrà un'altra mezza balla. Alla fine 2 balle e mezze di paglia, insomma una decina di euro. Esteticamente do ragione a chi mi ha sempre consigliato di mettere la paglia invece che i peli, per carità, però è più costoso e ha una resa minore perché questo tra un mesetto o due finisce il suo effetto. Se va bene andiamo verso la stagione invernale, l'erba cresce un po' meno, quindi bilanciamo così. In effetti fa la sua bella sporca figura, molto bello da vedere. Bene, chiudo qua il mio video sull'orto invernale. Sono arrivato un po' lungo questa settimana, mi dispiace, devo aver saltato il turno. Purtroppo il lavoro incombe, non sempre riesco a fare un video a settimana. Bisogna avere pazienza, insomma. È tutto. Se vi è piaciuto il video e volete mettere un like, ve ne sono grato. Se volete condividerlo anche, iscrivetevi al canale se vi va. I temi che tratto sono questi, galline e gatti soprattutto. Uscirà la settimana prossima un video molto molto interessante sulla automatizzazione dell'irrigazione, addirittura con wifi tramite cellulare. Guardate, è un lavoro veramente fatto bene, insomma bene per me, per i miei canoni, quindi vi invito a guardarlo per la settimana prossima. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me.